Allora, ho dovuto spostare il mezzo perché tirava delle folate che facevano veramente paura. Mi metto un attimo dietro al Ducatone. L'ho dovuto spostare perché stava tirando delle mine senza senso. Secondo me prima di cappottarlo ce ne vuole. Però sinceramente non vorrei arrivare al punto di metterlo su due ruote e dire ok, e fare il video clickbait: stavo per cappottare il Ducatone, ecco. Quindi ho preferito nascondermi, cioè non nascondermi, sono in spazio aperto, in campo aperto, però almeno mi sono messo in direzione del vento. Ieri sera mi sono messo in direzione del vento, ma questa notte è cambiato. E quindi, boh. Sta tirando delle folate senza senso. Caffè quasi pronto. Guarda lì che esce. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è l'alba. Oggi è l'alba davvero. Beh, alba più o meno. Sarà stata un'ora e mezza fa. Sono le 9:41. Sta arrivando uno con una station wagon in un parcheggio, sono in un parcheggio molto molto bello. Il parabrezza del Ducatone è pieno di sale, per quale motivo? Sta tirando vento fortissimo, qui non prende la linea, quindi non so esattamente quanto vento stia tirando, ma sta tirando delle sberle. Ho dovuto spostare il mezzo perché prima ero parcheggiato di là così e poi il vento adesso tira così, e da cagarsi addosso. Ecco, in una situazione così col daily bisognerebbe trovare un bel posto riparato, comunque essere pronti alla guida come faceva Paolone. Capisco quello che diceva in Sardegna quando passò una notte parcheggiato così perché aveva paura di dare il giro. Questo qua cosa fa? Ma ce la fa a fare manovra? Vabbè, comunque andiamo al fondo di questa strada, così andiamo a vedere cosa c'è al fondo. Dovrebbe esserci un parcheggio con un piccolo borgo di pescatori e poi torniamo dall'altro lato, finiamo a Bo, non Bo nel senso Bo, ed è un paesino, finiamo lì e finiamo il giro delle isole Vesterålen, almeno da questo lato, quest'isola, perché sono isole diverse. Poi non so se fare la parte di Andenes, anche se non credo perché con questo vento non so neanche se andare alle Lofoten o tornare direttamente indietro verso Narvik, perché guidare e stare sul mare con questo vento è veramente una merda. È un peccato perché ho anche tra l'altro un sacco di legna, mi piacerebbe fare un fuoco. Ieri c'era un minimo di aurora, veramente poca, e nell'unica parte di porzione di cielo che si è pulita, questi che non spengono il mezzo, vabbè, boh, io me ne vado e questi qua fanno danno, già capito. Che strada pazzesco, wow,
Allora, tira veramente forte, forte vento. E quindi dice Raffi che è a 75 km orari circa. Vuol dire che tira costante 45-50. Fastidioso il giusto, ecco.
Allora, ahimè, purtroppo devo andare a chiamare i soccorsi, cioè vado a cercare un fuoristrada perché se no sclero inutilmente, faccio 2 metri, mi ripianto, è una merda. Va bene così, oh, è cose che capitano. Questo succede quando vuoi aggiungere posti sulla mappa e non vai prima a piedi a vedere com'è il terreno. Porco. Tipo sta tirando veramente piano, mi sembra super ok, penso di avere trazione ora, ma nel dubbio lui mi porta fino là. Eccomi, allora, mi sono fermato da poco, ho mangiato 2 toast, sì, devo guardare qua, avete ragione, e sono veramente distrutto. Sono partito questa mattina dicendo che sarebbe stata una giornata di merda, perché tirava forte vento prima, anche adesso, ma non pensavo che sarebbe peggiorata così. Purtroppo ho cercato di raggiungere uno spottino che avrei potuto benissimo raggiungere a piedi, facendo gli ultimi 100 metri, 50 metri a piedi, fare 2 foto e aggiungerlo sulla mappa magica, perché l'idea era quella di vado là, faccio 2 foto, lo aggiungo sulla mappa magica perché ci tengo a offrire un servizio che sia fatto come si deve, e poi ho detto beh, magari se ho fame mi fermo e mangio qualcosa. Fatto sta che a metà strada già ho capito che, però io purtroppo ho questo problema, penso ce l'abbiamo un po' tutti, che a volte ho del grande ottimismo, cioè ho pensato vabbè, ma in quel punto magari avevo poco grip, poi ho sentito che quel terreno delle balle, che d'estate non è un problema, tanto è secco e duro e tutto, mentre soprattutto in questo periodo dove ci sono veramente tante giornate di pioggia è praticamente una palude, tant'è che anche camminando si capisce che non era una cosa da fare. Il mio errore è stato quello di entrarci così, come se nulla fosse, perché in effetti i primi 10-20 metri erano ok. Poi ho visto che è iniziato quando ho detto aspetta che adesso qua è finito, faccio 2 foto, torno indietro in retro perché non potevo girarmi, era un po'
ho capito che ormai non c'era niente da fare. La ruota destra era completamente giù. Io ormai la teoria la conosco bene. In questi casi bisogna alzare la parte destra, mettere sotto la piastra, le piastre da sabbia, da, insomma, le piastre quelle arancioni, montare se possibile le catene così si ha maggiore grip, e dopodiché andare indietro e riusare le piastre. Comunque già con le catene sarebbe stato meglio, perché avrei avuto maggiore grip. In queste situazioni, quando le ruote si riempiono di fango, anche le all terrain tassellate, probabilmente anche le mud, non lo so, comunque in questi casi su un mezzo a trazione anteriore senza sgonfiare le gomme comunque si riempiono di fango e quindi diventano praticamente delle slick. Il problema qual è? Che la teoria la conosco bene, la pratica però molto spesso è diversa. Per quale motivo? Perché non c'era lo spazio fisico per mettere il crick e alzare il mezzo. Per quale motivo? Perché ero sotto, ero tutto da un lato dentro il fango, e quindi mettere, avrei dovuto scavare, però, cioè, forse sbaglio io, avrei dovuto avere, dovrei avere con me una pala da terra, insomma. Però se uno pensa alle cose che deve avere, girerebbe con un man 8x8 e un carrello lungo 10 metri. Quindi in quel caso non sono riuscito a scavare, ho cercato una pietra per avere una buona base solida. Tra l'altro mi piacerebbe poi in futuro fare una piastra d'acciaio tipo da 4 mm, così da avere una buona base d'appoggio per il crick. Perché cosa succede? Che il crick sul fango va giù, cioè tu lo alzi, ma il crick invece di alzare su spinge in giù e quindi non serve a niente. Ho cercato una base d'appoggio, quindi una pietra che ho trovato lì vicino al mare, e il problema è che non c'era proprio lo spazio. Avrei dovuto scavare, mettere questa pietra, mettere sopra il crick e alzare, però infattibile, perché in quelle condizioni poi mi sono sporcato completamente, mi sono ridotto in uno stato veramente pietoso, ho cercato di scavare per quanto possibile a mano, tutto ciò ovviamente mentre pioveva, tirava 70 km ora di vento. Fatto sta che riesco ad alzare l'altro lato, il sinistro, ed è quello che slittava, l'altro invece stava fermo. Questo perché mi manca il blocco del differenziale. Con un blocco del differenziale probabilmente sarei riuscito ad uscire. Fatto sta che riesco ad alzare bene il lato sinistro davanti, metto bene sotto la piastra e metto anche, decido di montare una catena. Da quel lato lì riuscivo a montarla bene perché avevo la ruota completamente alzata. Tutto contento e tutto, ho detto dai ci provo. 1, 2, 3, ho cercato di fare un po' di volte questo movimento qua. Bam, salgo sopra, felicissimo. Scendo giù, metto le piastre dietro, così ho detto, qua che molle, gli faccio la rampa così non vado di nuovo giù. Appena esco dalla prima rampa, salgo sulla seconda, esco dalla seconda, ovviamente non ci sono più piastre perché ne ho 4, quindi 2 e 2. Ba ba ba, boom! Minchia, scendo e siamo di nuovo punto a capo. Quindi lì, come avrete potuto vedere poco fa nel video, ho nominato più volte il Partito Democratico e quindi niente, lì mi sono veramente buttato giù perché non sapevo più cosa fare, ero di nuovo punto a capo, nella situazione uguale a quella precedente dove ho scavato praticamente per più di mezz'ora. Bandiera bianca, in queste situazioni è inutile, ho capito che è inutile stare a forzare una cosa e tanto sai già che... Cioè, potevo stare lì 3 ore e non sarebbe cambiato nulla. Quindi ho imparato che bisogna imparare a cavarsela da solo, sì. Però poi quando vedi che non ne hai, perché c'è un limite proprio fisico, con gli strumenti che hai non ne hai abbastanza, ho detto boom. Ero in mezzo a due paesini. La strada alla mia sinistra portava nel nulla ad un paesino e dall'altra parte c'era un altro paese. Ho detto prima o poi qualche macchina passa. Il caso vuole che ho avuto la fortuna di vedere una macchina in lontananza, allora ho fatto una piccola corsetta, mi sono avvicinato alla strada e da lontano ero già in mezzo, ho detto si fermerà, ho fatto l'autostop così e il tipo ha mezzo inchiodato all'ultimo e gli ho detto buongiorno, ho un problema, sono piantato col van. Lui mi ha guardato subito come dire sei un coglione e gli ho detto sì lo so, è stupido, perché lo so, anche perché vivo sul mio mezzo da 6 anni, conosco bene i suoi limiti, sono uno stupido. E lui mi fa ma ce l'hai una corda? Gli faccio sì. Ah allora no, però aspetta, perché questo aveva un T5 da lavoro,
detto ancora ti pianti anche te, perché comunque il terreno è vero che il T5 è più leggero, ma secondo me si sarebbe piantato anche lui. E allora gli faccio: ma conosci per caso qualcuno con un fuoristrada, un pick up? Lui mi guarda e mi fa: ma hai tempo 10 minuti? Perché io ho un trattore. Faccio: sì, non ho assolutamente problemi di tempo, sono qua piantato. E allora lì mi sono veramente illuminato, ho cambiato subito il mio umore e mi fa: dai, dai, aspettami 10 minuti che arrivo col trattore. E allora è andato a casa sua, 2 o 3 km dopo, è andato a prendere il trattore con lo spalané, insomma, un trattore della Madonna. È arrivato e consapevole degli errori fatti durante il recupero di agosto 2000, agosto era agosto, sì, agosto 2021 in Norvegia, che qualcuno di voi si ricorderà, dove ero finito a bordo strada. Ho deciso di prendere sempre la strop, no, ho usato l'altra, quella nuova cinetica, che teoricamente gli puoi dare un po' di botte, perché teoricamente lei si allunga un pochettino. Ho deciso di usare quella strop perché quando si viene recuperati in retro, e purtroppo in questo caso non c'era modo di girarsi perché sarebbe stato veramente complesso, in questo caso è meglio avere la strop il più corta possibile. E quindi quella da 8 gli ho fatto il doppio giro ed è diventata da 4. O da 8 o da 9, vabbè, 4 metri, 4 metri e mezzo siamo lì. Lui mi ha tirato tutto a destra, in questo modo ho potuto seguire una buona linea e tirandomi piano con le ridotte ho potuto uscirne senza fare danni perché c'erano un po' di pietre così. E quindi lui ha usato le ridotte. Non so bene come funzioni il trattore, se abbia dei blocchi o no, però c'erano dei punti dove tipo a metà ho iniziato ad avere di nuovo trazione, poi ha smollato di nuovo e sentivo proprio che lui mi tirava super piano, è stato veramente oltre che gentile anche molto, molto in gamba. E prima di tirarmi fuori mi ha detto: però io non ho l'assicurazione. Se casomai mi avesse fatto dei danni, ho detto: no, no, però per favore tirami piano, tira piano, guarda dietro. Insomma, consapevole dell'errore fatto 2 anni fa, ho cercato di essere, ovviamente con educazione, ho cercato di dirgli: zio, vai piano, easy, e se guarda sempre dietro, perché l'errore più grande di quel recupero di 2 anni fa fu che il signore non guardò dietro, altrimenti avrebbe visto che mi trovavo nella merda. E poi gli ho detto: per qualsiasi cosa suono il clacson. E lui è stato veramente super gentile, mi ha tirato fino a 5 metri dalla strada asfaltata dove ormai avevo grip. E sono sceso, gli ho dato subito la mano, l'ho ringraziato tantissimo. E la prima cosa che gli ho detto, perché penso che sia una questione di educazione, il tempo e denaro, quindi gli ho detto: quanto ti devo per il disturbo, ci mancherebbe. Lui mi ha guardato quasi offeso, mi ha detto: ci mancherebbe, non ho fatto niente di che. E questo è uno di quegli atteggiamenti che mi fa capire il motivo per cui io ami così tanto il Grande Nord. Per carità, è lavoro, è tempo, ha sprecato del gasolio, eccetera, eccetera. Però questa roba qui è proprio una mentalità nordica, aiutare per il semplice gusto di farlo. E lui mi ha spiegato: no, ma qui funziona così. E io gli ho spiegato che vengo qui spesso, che questo è uno dei motivi per cui amo così tanto il Grande Nord. E gli ho spiegato che in Italia la situazione è ben differente, che un altro mi avrebbe chiesto probabilmente 50 euro, e lui mi fa, mi ha guardato come dire: ma che cazzo, ma ti ho tirato fuori col trattore, ci ho messo 10 minuti. Questo è vero, però non è la normalità, ecco, non in Italia. Questo ovviamente non è per screditare gli italiani, però semplicemente è un modo di pensare, un modo di ragionare, un modo di vivere completamente diverso da quello che c'è qua. E io qua mi sento veramente a casa. Quando trovo delle persone così che aiutano per il solo gusto di aiutare, è una cosa meravigliosa. Spesso mi capita di aiutare qualcuno, molto più spesso mi capita di essere aiutato, perché purtroppo sono più le situazioni in cui sono io nella merda piuttosto che io che tiro fuori qualcun altro dalla merda. Però sono sicuro che a lungo andare questo atteggiamento porti a qualcosa. Anche solo una felicità interiore per aiutare gli altri, ecco. E niente, tutto ciò solo per dirvi che è stato veramente super super gentile. Poi abbiamo chiacchierato un attimino, mi ha spiegato che lui praticamente è se non ho capito male, fa tipo il pescatore,
e ha, non ho capito se è una fattoria, una farm, sì, intendeva comunque la sua casa, e mi ha spiegato che ha il trattore con lo spalaneve, tutto super attrezzato, solo per pulire la sua strada, e quindi bella roba. Mi ha detto che fino a 2 settimane fa c'era un po' di neve. Non è normale questa situazione, anche se ormai sono 2-3 anni che a gennaio, febbraio, marzo piove. Ovviamente non è una cosa normale, però sull'oceano le condizioni cambiano spesso e quindi magari tra una settimana farà di nuovo meno 5, però non lo so. Alla fine gli ho dato di nuovo la mano, l'ho ringraziato, lui aveva il sorriso più grande del mio, era super positivo e tutto. Quindi levatevi un po' da quella cazzo di bocca, sempre queste storie, al nord si ammazzano, il nord è un posto triste, al nord non aiutano, sono persone tristi, chiuse, ognuno si fa i fatti propri, è vero, ognuno si fa i fatti propri, ma quando c'è bisogno di dare una mano, aiutano, non come la maggior parte degli italiani del cazzo. Chiusa parentesi, mentre mettevo a posto, perché poi ho fatto avanti e indietro 2 volte per prendere le strop, no la strop, i crick che avevo lasciato lì, le catene, le piastre, e mentre mettevo a posto una signora mi ha bussato, ah ciao, tutta contenta, avrà avuto tipo sugli 80 anni, si è messa a chiacchierare, mi ha fatto vedere, no guarda perché l'aurora, mi ha fatto vedere l'aurora del 3 febbraio, che è l'ultima giornata dove ha fatto bello, e oggi è il 16 febbraio, sì, e quindi sono 13 giorni che fa un tempo di merda. Ecco, tutto ciò solo per dirvi che quando vedo un'aurora non è fortuna, e che ci sto credendo veramente tanto. C'è sbattimento, c'è veramente un crederci continuo dietro un viaggio del genere, e dietro ciò che, oh sei fortunato, grande, hai visto l'aurora. No, sono 66 giorni che sono qua nel Grande Nord e ho visto delle belle aurore per 6 volte, quindi non è poi così tanto, ecco. E mi ha fatto vedere la foto dell'aurora, super contenta, c'era un po' di neve, poca, però aveva fatto un po' di neve, tutto bianco, quel posto lì era pazzesco, era veramente bellissimo, molto più bello che adesso che sembra veramente autunno, fine ottobre, inizio novembre. E poi gli ho chiesto, ma devo chiederle, vabbè in inglese poi non c'è, devo chiederle una domanda per me importante, ma lei è cresciuta qua, quindi di aurore ne ha viste veramente tante. Ma a distanza di tanti anni così, comunque si ha lo stupore, è sempre bello vedere l'aurora o è una cosa che annoia? E lei mi ha fatto vedere altre foto, mi ha detto, no, per me è bellissimo andare a dormire guardando l'aurora, e questo mi ha fatto capire che alla fine non, cioè ci si abitua ad un fenomeno così bello, però bisogna restare con la curiosità, la spensieratezza, la voglia di scoprire, di emozionarsi che hanno i bambini. Bisogna crescere, sì, sotto molti aspetti, però sotto questo punto di vista secondo me bisogna restare un po' bambini e imparare a emozionarsi sempre, anche se si è abituato a vedere una roba per anni, un tramonto, una bella stellata, la Via Lattea, l'aurora boreale, sono cose che sì, è vero, ci si abitua a vederle, però sono sempre belle, affascinanti. Quindi niente, è stata una gran bella mattinata di merda che poi si è trasformata in una gran bella mattinata. Questa è una cosa molto molto positiva. E sono stato un po' lungo, ho parlato per quasi 15 minuti. Adesso tisana calda, mi faccio poi una bella doccia perché sono veramente distrutto, mentalmente mi ha distrutto la piantata, cioè no. E poi più tardi salgo un po'. E a Sortland c'è il punto dove ho fatto l'acqua, quindi dopo magari lavo 2 vestiti, così questa sera li metto ad asciugare, questa sera faccio anche l'acqua, così l'acqua che uso adesso poi faccio di nuovo il carico. Non so se scendere verso le Lofoten, perché beccare pioggia come adesso, ci sono 4 gradi e piove, anche no, e quindi mi sa che a sto punto potrei pensare di girare a sinistra verso Narvik e scendere lungo la costa. E poi da Trondheim in giù incontrerò un po' la zona interna e probabilmente mi auguro di trovare un po' di neve, un po' di freddo per fare magari ancora una sciata o due, perché quella zona sud della Norvegia è molto nevosa, dovrebbe far più freddo, dovrebbe esserci più neve. Mi piacerebbe fare ancora 2 curve. Non dico in powder, però ci sì, 2 curve in powder sarebbe veramente una meraviglia. Ciao raga, e mi raccomando, apprezzate sempre quando qualcuno vi aiuta e cercate di aiutare anche voi per quanto possibile.
Anche solo fermarsi a chiedere è una cosa che secondo me non ha prezzo. Ciao raga, bella.